Ok. Perfetto. Startup Grind, innanzitutto, è la più grande comunità di startup nel mondo. Di startup fondatori, innovatori in realtà nel mondo, creatori del mondo. Abbiamo tenuto oltre 1000 eventi, ma più di questo Startup Grind è una community, quindi riuniamo individui che condividono la stessa visione globale, disposti a connettersi, imparare, insegnare, aiutare, creare network sostanzialmente. Raggiungiamo oltre 3,5 milioni di persone in tutto il mondo e i nostri valori sono aiutare gli altri, dai tu per primo e fai amicizia. La nostra mission è dare alle startup di tutto il mondo la formazione e le opportunità di cui hanno bisogno per costruire, crescere e scalare le loro aziende e quindi con tutto il supporto che i nostri eventi possono fornire. E diversità, equità ed inclusione sicuramente sono parte dei nostri valori e della nostra mission. Come lo facciamo? Attraverso partner membership, conferenze globali, diverse tipologie comunque di eventi locali o meno in tutto il mondo, conferenze anche europee come possiamo vedere. E in Italia abbiamo 1800 partecipanti con 215 eventi attivi e vediamo tutte le città dove siamo anche attivi. Vi ricordiamo che potrete unirvi al nostro sito in modo tale da avere tutte le news e le notifiche di quelli che saranno gli eventi che arriveranno. Questo è il nostro team, particolarmente su Pavia. E questi qui sono alcuni eventi che abbiamo fatto ultimamente, gli ultimi eventi, i più recenti. Cosa aspettarci per il futuro? Infine, sicuramente il raggiungimento di più di 10.000 iscritti. E eventi comunque online, offline, e qui potete trovare anche social media, chiaramente ci siamo da tutte le parti. Grazie per l'attenzione e direi che posso passare la palla a Salvo. Grande Gabri, grazie, grazie mille. Benvenuti a tutti. Ultima puntata della season 2021 di Startup Grind in versione, diciamo, virtuale. Do il benvenuto a Sergio che in versione Gypsy si collette dalla macchina, però ci teneva talmente tanto ad essere presente questa sera che ha fatto il possibile. Prima ha fatturato e poi adesso ci racconta come e quando. Quindi facciamo tempo di scaldare i motori, eccolo qua, Sergio, camiciato, sei muto? Ciao, Sergio, tutto mi bene? chiedo scusa per la location un po' inusuale, ma oggi veramente è stata una giornata complicata, per Oh, cui classe. Ma a noi ci mi piace così, scompenso. perché da quel sapore di vissuto, da quel sapore di Diciamo prima linea, capito? che non sono ancora arrivato al punto di vivere di passioni, ma mi tocca vivere di lavoro, e quindi però è comunque. L'argomento è interessante, quindi valeva la pena un piccolo sacrificio per parlarne con voi. Dai. Allora, Sergio, facciamo partire la presentazione. Mi sa che dobbiamo gestircela noi la tua, no? Gabri, fai tu tu rimani in stanza comunque, Gabri, perché tanto siamo io e te. Quindi lancia tu la presentazione. Sergio, tu dici quando cambiare le slide o comunque, insomma, fai tu, aiutaci tu a Sì, presentare se il tuo materiale. io sono collegato dal telefono, quindi ho. Vai tu, Gabri, allora. È il massimo che riesco a fare essere io in presenza. Se ecco, vogliamo. Ce la fai, Gabri. Allora. Se no ti do la. Quello cos'è? Il PDF? Gabri, se no condivido io, dai, faccio così, che ho la versione quella in Power, in presentazione Google, ok? Aspetta che Ok. condivido io. Allora, Presenter View, scheda Chrome. Allora, arriviamo. Dove sei? Dove sei? Aspetta che arriviamo. Eccola qua. Ah, Dio, perché siete via? Aspetta che arriva. Allora, devo fare un accrocchio. Niente, devo fare schermo intero, dai. Facciamo così. Bruttino, ci vedete? Perfetto. Ok, vai Sergio, tutto tuo, pubblico il Allora, tuo, vai. due brevi parole su chi sono, così inquadriamo un attimo. Sono da
tra i, diciamo, i soci di un Fab Lab, la mia formazione è di essere un ingegnere elettronico, una figura tecnica, un Fab Lab. Allora, tra i soci fondatori, quindi diciamo coloro che hanno pensato che potesse essere una buona idea. Il Fab Lab è una officina particolare, nel senso che nasce come idea al MIT, come fornitura di tecnologie di quarta generazione verso le persone che avevano esigenze di costruire. Quindi Fab Lab, Fabrication Laboratory, e l'idea è proprio quella di dare delle attrezzature che il singolo non potrebbe acquisire per permettergli di creare, dare corpo alle sue idee. Quindi nasce contemporaneamente all'idea di Fab Lab la figura del maker, cioè un progettista che vuole uscire dalla semplice progettazione e entrare nel mondo delle cose fisiche. Chiaramente serve un supporto costruttivo che il singolo non può permettersi, invece può prendere e noleggiare ai singoli utenti. Questa è, se vogliamo, da cui parte l'idea di Fab Lab, quindi di laboratorio di fabbricazione. Chiaramente le produzioni di massa, dice la definizione, no? E le relative economie di scala non sono affrontabili dal singolo. Le tecnologie però di quarta generazione danno un contributo. Essenzialmente il grande cambiamento avviene nel momento in cui le stampanti 3D diventano oggetti diffusi. Quando decade il brevetto per il sistema di stampa 3D e quindi nascono tutte le piccole stampanti prodotte in piccole serie, danno la possibilità ai Fab Lab di essere un'espressione ancora più puntuale di questa idea di trasformare l'idea in oggetto finito. Chiaramente i Fab Lab non sono un'attività puramente così aleatoria, hanno delle regole ben precise da rispettare, c'è proprio un decalogo che rappresenta il concetto che il Fab Lab deve soddisfare. Abbiamo forse invertito le due parti, perché le slide non ce le do avanti, ovviamente. Comunque, vabbè, il founder, cioè diciamo chi ha concepito questo, l'hai accennato, poi non l'hai nominato. Comunque, quindi vabbè, da chi nasce questo personaggio che appunto immagino personifica, al MIT viene concepito questa idea. Spazio GECO, appunto, nel nostro caso rappresenta l'implementazione pavese del concetto del Fab Lab. È uno spazio dove risiedono menti variegate e queste menti collaborano nel uso delle macchine per avere una produzione, ma non produzione, quanto trasformazione da idea a oggetto finito. Nel mondo dell'ideazione spesso c'è un divario tra l'ideazione di un prodotto e la sua realizzazione. Invece il Fab Lab si pone proprio come idea di unione tra le due parti. Quindi la progettazione e la realizzazione non sono più due aspetti separati, ma diventano un unico continuum, per cui chi fa l'idea arriva anche a vedere il prodotto e quindi a concepirlo meglio, a capire meglio quanto il prodotto è confacente all'idea teorica da cui è partito. Okay. È uno step molto importante questo, perché chi fa design
diciamo, industriale, ha bisogno poi della prova sul campo, dell'idea progettuale teorica. E il Fab Lab è una risposta proprio a questo tipo di necessità. Se andiamo avanti un attimino nel... Ok. Cosa fornisce la rete dei Fab Lab? Ecco, i Fab Lab, appunto, innanzitutto dobbiamo dire che sono un fenomeno estremamente diffuso sul territorio nazionale e questa loro diffusione contribuisce ad aggiungere un ulteriore livello di servizio, perché esistono in rete e la, diciamo, tecnologia digitale di produzione consente anche una dislocazione di produzione, per cui le tecnologie di quarta generazione sono molto interessanti, perché io posso ideare e progettare un oggetto a Milano e poi mandare un file e farlo realizzare a Pavia piuttosto che a Pisa, piuttosto che a Bari. La rete di Fab Lab si prospetta anche come un'ipotesi di diffusione, per cui, per esempio, faccio un esempio molto semplice, durante la mia c'è stata un'emergenza sulla reperibilità di alcune valvole per i respiratori automatici, e la rete di Fab Lab per stampare queste valvole. Una azienda ha reso disponibile in open source il file di stampa e i Fab Lab si sono messi a produrre in maniera parallela i prodotti, per cui invece di una produzione di massa centralizzata con grossi costi di implementazione, c'è stata una produzione con dei costi di implementazione molto più bassi, quindi una risposta all'esigenza degli ospedali molto più rapida. E questo è un esempio di cosa la rete dei Fab Lab può mettere a disposizione. Se andiamo avanti con la slide. Oh, perfetto. Chi può usare? Oh, questa è una cosa molto importante. Il Fab Lab, per suo statuto, fornisce un libero accesso a tutti alle tecnologie. Questo è un forte fattore di abbattimento di barriere economiche e, diciamo, anche, come dire, tecnologiche. Poter avere accesso a certe apparecchiature non è nell'uso quotidiano, sia per costo che per ingombro. I Fab Lab dispongono magari di numerose stampanti 3D, ma magari di macchine taglio laser o anche di macchine a fresatura a controllo numerico. È chiaro che al di là del costo di questi oggetti c'è anche una necessità energetica che non tutti si possono permettere di avere. Il Fab Lab concentra invece questa cosa e le mette a disposizione in libero accesso, quindi io, privato cittadino, riesco ad accedere a delle strutture, a delle apparecchiature che altrimenti mi sarebbe... E questo rende particolarmente orizzontale la possibilità di uso. Chiunque ha un'idea può trovare un'officina dove quest'idea può essere sperimentata, provata e realizzata. Se andiamo avanti, ok. Io che entro nel Fab Lab, quindi quale ovviamente non è un luogo di anarchia, no? Cioè, sono apparecchiature, le apparecchiature hanno delle esigenze. La prima esigenza è la sicurezza. Ho accesso a dei macchinari complessi, devo sempre non danneggiare le persone che sono lì con me o le attrezzature stesse. Di operatività. Sto fresando del materiale, devo lasciare la macchina nelle condizioni in cui l'ho trovata, quindi ho trovato la macchina pulita, la devo lasciare pulita per chi arriverà dopo di me. E conoscenza: se io so fare qualcosa, è buona pratica che mi renda disponibile a rendere gli altri partecipi delle mie competenze. Quindi interessante è che Fab Lab, oltre a un luogo di manifattura, quindi un luogo fabe, nel senso proprio materiale del termine, diventa anche un luogo filosofico.
dove c'è scambio, scambio di competenze e grande possibilità di dialogo, di confronto, di arricchimento personale. Ok, altra slide. Oh. Questo è un argomento abbastanza importante. Chi detiene la proprietà delle invenzioni del Fab Lab? Allora, la questione è che la filosofia che c'è dietro al Fab Lab è una filosofia che tende verso l'open source, cioè i contenuti e i prodotti generati nel Fab Lab si preferisce che siano rilasciati sotto la più aperta possibile, che non preclude il fatto che l'inventore possa rimanerne comunque proprietario. Diciamo che viene spinta e invogliata questa ipotesi, perché rientra nella filosofia del Fab Lab stesso. Fab Lab, appunto, dicevo, è un luogo di discussione, un luogo di scambio di informazione, quindi in questa ottica ha più senso una licenza open rispetto a una licenza chiusa, però non è un'obbligatorietà, diciamo che è un desiderata. Andiamo pure alla prossima slide. Oh, come possono fare le aziende a utilizzare un Fab Lab? Ecco, questo è un altro aspetto. Chiaramente il Fab Lab, come tutte le entità, ha una necessità economica di mantenimento. Le macchine hanno un costo sia nell'acquisto che nel loro mantenimento. Nella filosofia dell'open, chiaramente non è possibile pensare di caricare questo costo interamente sugli utenti. Ecco che quindi il Fab Lab si apre anche alle aziende. In che modo? In modi differenti. Allora, il più evidente è non tutte le aziende dispongono di un reparto ricerca e sviluppo. Il Fab Lab si può porre come reparto ricerca e sviluppo per un'azienda. Quindi un'azienda può delegare a un Fab Lab la possibilità di elaborare un nuovo prodotto o fare un'analisi di un prodotto esistente, come una reingegnerizzazione o una analisi della produzione. Un aspetto molto interessante che abbiamo avuto modo di vedere e di implementare è anche la possibilità di creare degli eventi, eventi creativi, tipicamente per esempio gli hackathon, dove diciamo il Fab Lab si pone come organizzatore, come terra neutra, quindi l'azienda si trova di fronte a una platea di persone che non sono specialisti del prodotto dell'azienda, ma magari sono utilizzatori, e a quel punto viene lanciato un tema di progettazione condivisa. Si creano dei gruppi, delle squadre, che in maniera assolutamente eterogenea si mettono all'opera per immaginare qualcosa di nuovo. Questo è un aspetto della creatività molto importante, perché a livello di azienda, quando anche fosse presente un reparto ricerca e sviluppo, c'è una combinazione di fattori che porta tendenzialmente i progettisti a ricadere in soluzioni note, perché è nello spirito umano quel cercare una soluzione già testata, è un senso di sicurezza, di affidabilità. Di conseguenza l'innovazione è complessa, difficile. L'azienda tende a non produrre cose veramente innovative. Invece un evento come un hackathon, dove vengono coinvolti magari utilizzatori ma non progettisti, porta sicuramente delle idee e delle soluzioni che nascono dalle esigenze dell'utilizzatore stesso. Quindi nascono non da percorsi aziendali, come dire, consolidati, quindi magari non più up to date,
ma nascono da esigenze specifiche degli utenti o comunque da parte di persone non specializzate che porta a magari trovare novità, innovazione e nuove vie per raggiungere il risultato aziendale. Questo è molto 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 importante perché l'azienda si trova a avere poi a disposizione del materiale che è estremamente innovativo. L'esperienza fatta in Spazio Geco ha proprio dimostrato questa cosa. Le idee che nascono da gruppi eterogenei sono mediamente molto più efficienti ed efficaci da idee rispetto alle idee che possono nascere invece da profili estremamente verticali. Proprio perché ci sono due aspetti. Uno è quello della partecipazione da mente eterogenee. Se io metto un designer insieme a un ingegnere, ho un'idea che è sicuramente interessante dell'idea prodotta dal singolo designer, perché la commistione di idee è dall'altro un prodotto che è più legato alle specifiche dell'utente stesso più che dai processi produttivi, e questo può dare all'azienda un valore aggiunto molto interessante. Andiamo pure avanti. È finita, abbiamo praticamente, siamo alla parte conclusiva, facciamo uno stop sharing per adesso, le domande le lasciamo alla fine e andiamo a di pancia. Allora, una considerazione che diciamo tenere in primo piano è proprio quello che ho accennato prima in maniera rapida, cioè il fatto che il Fab Lab nasce come luogo di make, è un luogo molto legato alla materia, ma presto diventa un luogo filosofico, un luogo di arricchimento personale. È un aspetto che non è da trascurare. Nella Grecia erano la base della, diciamo, attività sociale. Noi questo, a un certo punto, con la produzione di massa abbiamo perso questo aspetto. Ci siamo concentrati sul fatto che c'è una macchina che produce sedie, ne fa 100 all'ora, costa che pensare a una sedia non è così interessante. Invece, ragionare intorno alle cose è sicuramente un aspetto che arricchisce sotto vari punti di vista. Il primo punto di vista è sull'aspetto della competenza. Da elettronico, se mi chiedi di produrre qualcosa, tendenzialmente io scherzando dico sempre che se mi chiedi dove io faccio una scatola rettangolare, non mi viene in mente niente. Al massimo della fantasia arrotondo gli spigoli. Non ho proprio nessuna capacità. In una dove abbiamo partecipato, si trattava di ideare qualcosa legato, per esempio, al mondo della, diciamo, del giardinaggio casalingo. E siamo partiti da un'idea abbastanza semplice, lineare, che era un sistema per controllare se la pianta andava annaffiata oppure no. Quindi io ho costruito l'elettronica che leggeva la quantità di acqua presente nel terreno, mandava un tweet per dire se la pianta aveva sete oppure no. Il designer che si è occupato di inscatolare questa cosa ha creato un contenitore a forma di goccia. Ecco, lì è stato per me essere fulminato sulla via di Damasco, no? Ho visto l'illuminazione, perché ho capito come veramente l'unione delle due competenze creava un prodotto che era migliore delle singole parti. Io avevo fatto una buona elettronica, ma se l'avessi messa in una scatoletta rettangolare sarebbe stata una cosa anonima, anche difficile da capire nel suo uso, perché la scatoletta rettangolare non comunicava nulla. Il designer non aveva le competenze per generare l'elettronica, ma ha generato un contenitore che aumentava la capacità descrittiva del prodotto stesso, perché la goccia d'acqua
era strettamente collegata allo scopo che l'oggetto aveva. La forma in quel caso non era legata all'usabilità dell'oggetto, ma comunicava comunque un concetto che estendeva la sua percezione da parte dell'utente. E questa è stata la prima diciamo, volta dove il concetto di Fab Lab esprimeva la sua massima capacità. Poi questa cosa si è ripetuta nel tempo, proprio perché mettendo persone con competenze differenti intorno a un tavolo, nascevano sempre idee e progetti che avevano una valenza estremamente superiore. A un certo punto il nostro Fab Lab diciamo, si è concentrato sulla valorizzazione dei beni culturali. Lo ritenevamo un aspetto importante. Noi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo verso il sociale. Non ci interessava tanto diciamo, lavorare su prodotti commerciali, ma interessava promuovere la cultura. Per fare questo, quindi abbiamo detto molto importante. Abbiamo perso Sergio un attimo, spero che non abbia fatto un incidente. Sergio, sei in galleria? Banale. Ecco, caduto. Mannaggia. Allora, sembra che sia entrato in galleria. Infatti, vedo il tunnel del Brennero. No, però vabbè, possiamo anche nel frattempo vedere i progetti che caratterizzano di quello che diceva Sergio prima, no? Sì, assolutamente. E anche sugli aspetti, diciamo, su prodotti culturali comunque, su quelli che sono progetti legati al mondo della cultura e insomma, degli spazi. Quindi, se Sergio ritorna tra di noi... No, più che altro non avere sulla coscienza, Sergio, che... Bene, caduto. Non c'è più. Uscito. Avete domande, ragazzi? Intanto raccogliamo pensieri, opinioni. Ah, questa cosa della... Diciamo sempre un po' anche legato alla cultura classica. Quindi, quando si parla anche diciamo, dei luoghi di... filosofici, no? Quindi le accademie, i gymnasium, no? Sergio, sei tra di noi? Eccomi. Sì, un attimo, abbiamo tenuto nel percorso ed è caduta la connessione. Infatti, immaginavo. No, nel frattempo ho messo in sharing quello che dicevi te, ho visto il portfolio appunto su GECO, quindi prodotto di interazione museale, quindi parlavi di sì, prodotto, esatto, diciamo, sul sociale, però diciamo, più esperienziale, culturale, no? Perché sono magari percorsi che sono molto... molto personalizzati, no? Non sono prodotti standardizzabili, no? Come inteso come esperienza di utilizzo, no? Esattamente. Vai pure, scusami. Ci siamo concentrati appunto sulla valorizzazione perché ritenevamo che fosse un argomento nobile, appunto, ci piaceva l'idea di lavorare nel campo della valorizzazione. Però valorizzazione è un'attività complicata. Dicevo, il bene che vuoi valorizzare, è lui che deve essere al centro, non devi creare uno spettacolo intorno al bene, la gente non deve concentrarsi sullo spettacolo, deve concentrarsi sul bene, quindi la valorizzazione è segreta, è nascosta, è una sottile linea che divide valorizzare dal fare una cosa, come dire, non inutile. E lì è stato proprio evidente che mettere insieme un ingegnere elettronico, un architetto, una storica dell'arte, uno storico e metterli intorno a un tavolo a discutere di come valorizzare hanno assolutamente dei fattori moltiplicativi rispetto al bene in sé, ma senza essere prevaricanti, proprio perché ognuno ha potuto mettere parte delle proprie competenze all'interno del progetto. E il Fab Lab come luogo poi di fabbricazione ci ha permesso anche di realizzarle.
uno scalino quasi stato per scontato, ma che in realtà è il nocciolo della faccenda, perché la parte progettuale è sicuramente molto stimolante, ma finché non rendi pratico, materiale, quella parte progettuale, resta un atto creativo puramente teorico. È molto interessante, molto bello, ma renderlo pratico uno stato in più. Prima si parlava di competenze, di condivisione di competenze. Ci sono due aspetti molto importanti. Uno è le competenze private, nel senso, io ho delle competenze di programmazione, se qualcuno vuole imparare a programmare, viene lì, si siede di fianco a me e non ho nessun problema a spiegargli cosa sto facendo, come lo sto facendo, in base a cosa ho scelto quello piuttosto che quell'altro. Quindi è un momento per imparare. Ma c'è anche un altro aspetto, l'aspetto materico. Nella società moderna, purtroppo, ci sono Scusami, materico? Sì, materico. Non so cosa vuoi dire, poi spiegaci cos'è materico in etimologia, perché... Sì, nel senso materiale, nel senso proprio fisico, ecco. La questione è che la società moderna, con la produzione di massa, ha in un certo senso relegato gli artigiani in una nicchia. Adesso, senza voler fare la storia, però il concetto è che prima andavo da quello che fa le scarpe e mi prendeva le misure e mi faceva le scarpe. Era normale così, infatti le scarpe costavano tanto e dovevano essere tenute e conservate il più possibile. La produzione industriale invece mi permette di avere un paio di scarpe con 20 euro al mercato e anche se si rompono dopo 6 mesi, pazienza, mi sono costate 20 euro. Però questo ha ingenerato nella popolazione, diciamo tutti noi, una valutazione scarsa dell'oggetto. L'oggetto è costato 20 euro, quindi vale poco. Ma l'oggetto fatto a mano continua a valere tanto, perché ha dentro tutta una serie di competenze. Il ciabattino taglia la pelle e la cuce, ha una competenza, guardando l'oggetto industriale, non riusciamo a percepire. Allora, il Fab Lab, mettendoci di fronte anche all'aspetto costruttivo, tira fuori quel valore che noi diamo per scontato e tira fuori anche delle competenze di conoscenza. La macchina è solo un modo rapido per fare delle operazioni, ma la macchina va programmata e per programmarla bene io devo conoscere le caratteristiche dei materiali. Se io non so come lavorare un certo tipo di legno e non lo so fare a mano, non posso neanche pensare di programmare una macchina perché lo faccia. La macchina non è intelligente, la macchina è solo molto più veloce di me. Quindi devo imparare come trattare un certo tipo di legno, come lavorare. Poi la macchina lo fa molto velocemente, quindi ok, la fatica fisica me la risparmia, ma la capacità di capire come quel pezzo va lavorato, quello lo devo imparare, lo devo... Allora, il maker più esperto che è vicino mi passa delle conoscenze, delle competenze che io devo fare mie, e il risultato finale è un'estrema soddisfazione, perché la questione di andare nella nota catena svedese e comprare un tavolino da caffè con un nome impronunciabile, ma è porto a casa qualcosa che ho pensato io. E di quella cosa io ne conosco ogni singolo pezzo. Rispetto, per esempio, quando lavoriamo con i bambini, rispetto per esempio alla stampa 3D, ci siamo resi conto che lavorare su una stampante 3D già pronta all'uso, lavorare su una stampante 3D costruiti, ha alla fine un aspetto didattico completamente differente. Perché la stampante 3D già costruita è percepita come la lavatrice, come la lavastoviglie, cioè è un elettrodomestico. Ci inficco dentro una cosa, ne esce fuori un'altra. Averla costruita invece dà una competenza su come è fatta, che nel momento in cui si genera un problema,
chi ha partecipato al primo tipo di stage si trova spaesato, perché per lui è come una lavatrice. Si rompe la lavatrice, chiamo il tecnico della lavatrice, non lo so come ripararla. Chi l'ha costruita invece ha uno spirito adattivo molto più forte, per cui il primo istinto è quello di ripararla, non di cercare qualcuno in grado di ripararla, perché l'ha costruita, la conosce intimamente, sa dove sono i problemi, sa dove sono i particolari. E questo in generale nella vita io trovo che sia una skill molto importante. Ai bambini, io a un certo punto faccio una considerazione, che nella vita si può essere o schiavi o padroni. Cosa significa? Se io non ho idea di come una cosa funzioni, attenzione, non che devo saperla progettare e costruire, di come funziona, banalmente, ma se non ho idea di come funziona, io sono schiavo di chi invece questa competenza ce l'ha, nel senso che mi devo affidare a lui e devo essere speranzoso che questa persona sia veramente competente quanto dice. Se io invece ho competenza di questa cosa, ho un'idea di come funziona e sono padrone, la domino, quindi non la subisco. La tecnologia non è una magia, a volte la tecnologia è talmente capace di fare cose che sembra magica, ma se io la conosco so che non è magia, so quali sono le linee che la guidano. Ripeto, non devo diventare progettista. Per guidare un'auto devo avere la patente. La patente presuppone che io impari delle cose, non a costruire un'automobile, ma a sapere quali sono le parti, sì, quali sono le necessità che ha l'auto, sì. Questa competenza mi permette... Se permetti l'analogia, può essere anche, visto che torniamo sul mondo classico, no? C'era, non mi ricordo se era Aristotele o Platone, quando parlavamo dei quattro livelli di conoscenza, cioè non so di non sapere, so di non sapere... Non so di sapere e so di non so di non sapere, ovvero che la consapevolezza che noi prendiamo anche sulla complessità, sulla tecnologia, passa dal fatto che io ignoro totalmente cosa c'è dentro, al fatto che quantomeno so cosa c'è dentro, ma non so, cioè so come funziona, ma non so poi effettivamente metterci le mani, perché poi, come dici te, lì poi entriamo in un mondo che altrimenti siamo dei tuttologi, no? Però quantomeno sapere cosa c'è all'interno, qual è la complessità, ci dà quantomeno potere, perché ovviamente poi decidiamo anche poi magari, sì, io voglio, so di sapere, quindi magari imparo, inizio a dedicarmici magari a imparare, applicare completamente, poi diventa poi un automatismo, nel senso che poi diventa qualcosa che, cioè la tecnologia è un qualche cosa che conosco e dopo comunque per scontato. Quindi quello che dici tu è molto interessante, nel senso che noi abbiamo, nel nostro briefing abbiamo parlato proprio del concetto di, cioè proprio nella contrapposizione tra lavori smart working, che è tendenzialmente nella maggior parte dei casi attività che io riesco a gestire da solo in autonomia, o comunque con un basso livello di interazione, parlo di registro comunicativo, no? Con il vicino, no? A me basta un messaggio, mi basta una telefonata, mi basta una video call. E qual è proprio esattamente l'antipodo, cioè quello che non posso fare esattamente da distanza, da remoto, isolato? È per esempio del FabLab, cioè l'esempio proprio in cui le persone sono di competenze completamente diverse, quindi anche di background diverso, e il fatto che c'è un livello di interazione che per forza di cose deve essere di persone fisico, ma ancora di più è un'interazione anche proprio di fare cose. Quindi non parliamo soltanto, tu parlavi del circolo filosofico, qui è ancora più profondo, perché diciamo proviamo facendole le cose. Quindi se io ho un'idea, non è un qualcosa che rimane sul piano astratto, che io mi confronto con te, magari non si combina niente, no? Io dico poi questa cosa, dico guarda, io la farei così, però poi la faccio. Quindi è proprio, secondo me, ancora un'evoluzione ulteriore, secondo me, nel senso è un qualcosa che potenzialmente, cioè, ha una funzione, secondo me, che è anche, cioè io personalmente lo vedo limitato nel fatto di che sia qualcosa legato anche al ricerca e sviluppo di un'azienda. Per me dovrebbe essere proprio come il gymnasium, cioè come la palestra degli adulti, dove scambiano questo. Cioè deve essere proprio un luogo di aggregazione, Fab, o sbaglio? E questo è proprio anche la filosofia alla base. Cioè il parco gioco degli adulti dove effettivamente... Il problema, se vuoi, è la percezione. Allora, un duplice problema. Come tu facendo un parallelismo, dire. Lo smart working non è entrato subito facilmente nella nostra quotidianità. Le aziende
hanno fatto fatica a capire le potenzialità dello smart working, perché era molto differente dal metodo classico adottato fino a quel momento. Stessa cosa mi viene da dire è il mondo del fa fatica a capire cosa fa Blab, che ragiona secondo certi schemi. Io parlo di filosofia perché, diciamo, parto dalla grande divisione da tecne, no? Dalla tecnologia e dalla filosofia. La tecnologia, l'ingegneria si è messa a pensare alle cose pratiche e la filosofia si è messa a pensare in realtà la filosofia pervade anche il mondo delle cose fisiche, nel senso che immaginare una user è un atto per me filosofico, perché è un'interrogazione sui processi di comprensione della persona. Poi si traduce in un atto pratico. Il touchscreen funziona e funziona in un certo modo, perché è facile usarlo in quel modo. Se l'avessero fatto in un altro modo non sarebbe stato così semplice da usare. Quindi la filosofia io da ingegnere non la denigro, anzi la valuto un aspetto molto importante. Nella parte progettuale pensare al perché delle cose è la base per fare delle cose che siano poi usabili. E ripeto, mettere insieme menti differenti espande questo concetto, perché io per formazione, per esempio, tendo a pensare a forme che siano, come dire, consone al loro utilizzo. Quindi la forma esprime l'uso. Il designer questa cosa la traduce in un modo diverso, riesce a elaborarla e migliorarla. Quindi l'interazione con un designer per me è assolutamente migliorativa. Se poi nel gruppo ci metti anche un utilizzatore finale, ti dà un ulteriore livello di lettura dell'oggetto stesso. Questa è una cosa che l'azienda, anche la più strutturata, non può permettersi di fare, perché non è pensata per reagire in per avere processi produttivi, avere un reparto di progettazione che è dipendente dai processi produttivi. Quindi, se una certa tecnologia in azienda non c'è, nessuno si sogna di immaginare una produzione basata su una tecnologia che non c'è. Invece un Fab Lab può permettersi di farlo e creare quello che definiamo l'unicorno, cioè qualcosa che si pensava impossibile e invece è possibile e funziona. L'azienda non ci avrebbe mai scommesso perché richiedeva un investimento emotivo elevato, mentre un Fab Lab lo può fare perché il suo scopo è sognare, quindi non ha limiti. A parte la fisica, quella non lo possiamo costruire, quello peccato, sarebbe tanto comodo. Ok, grazie Sergio. Allora, abbiamo dato tabella di marcia, abbiamo rispettato, diciamo, la parte pitch tua e vorremmo lasciare spazio ovviamente alle domande e alle interazioni con le persone. Se non ci sono poi domande che Gabri ha accolto, la faccio io una domanda. No, non ci dovrebbero essere domande in realtà. Almeno non le ho viste in chat. Sì, siamo arrivati a una stagione un po' balorda perché abbiamo finalmente aperto le gabbie e quindi le persone, anche sia per il clima sia per le restrizioni, abbiamo visto l'appuntamento mensile, abbiamo visto man mano aprire sempre più, diciamo, i limiti sulla. I limiti con le limitazioni Covid. Una domanda io, Sergio, per te. Allora, io volevo una proiezione, cioè adesso unendo un po' il tutto, guardando un po' da qui al futuro. Io per esempio, vabbè, ho a che fare con il mondo Fab Lab da una prospettiva anche istituzionale, perché appunto lavorando in un ambito pubblico come appunto le Camere di Commercio, si parla appunto dei competence center, si parla di startup innovative che comunque hanno a che fare appunto con tecnologie di diverso tipo, Fab Lab che sono appunto all'interno poi di quella che è la rete Atlante 4.0, quindi voi per primi siete parte di questo network. Ora ti chiedo, secondo te, allora, anche agganciandoci a quello che siamo detti prima, nel senso che c'è un limite secondo te rispetto alla filosofia che muove, che ha mosso all'inizio le aziende rispetto al concetto di Fab Lab, cioè un'azienda che lavora sempre con, diciamo, ricerca e sviluppo proprietaria,
si scontra con una realtà che invece, come un Fab Lab, che invece presuppone invece quello che è un concetto di open innovation, cioè un concetto di innovazione condivisa. Secondo te, come cioè adesso ovviamente, nel senso non parlo di tutte le aziende, no? Perché tu mi hai citato anche di casi in cui, per esempio, Ducati, visto che hai fatto tu un nome, non mi ricordo la Ducati, l'esempio che avevi fatto, quando siamo sentiti, ok, cioè un'azienda come quella aveva proprio ha coinvolto invece il fatto dell'innovazione partendo dal progetto Open Innovation, quindi utilizzando un Fab Lab, utilizzando anche il vostro lavoro. Secondo te, okay, Ducati probabilmente è il caso magari, cioè era già un'azienda innovativa prima, però partendo proprio invece dalla realtà imprenditoriale di base, nel senso che le aziende classiche, secondo te qual è il modello che possono prendere? Però rimanendo proprio sul, cioè, su qualcosa applicabile, ecco, secondo te quali ambiti secondo te sono più facilmente per una piccola PMI italiana entrare in contatto con una realtà di innovazione come i Fab Lab o come appunto i laboratori di making? Allora, l'argomento è interessante e anche molto complesso. Cercherò di essere sintetico per non sbrodolare troppo. Perché, allora, faccio una piccola considerazione. Intanto in Italia, l'Italia, a mio parere, è il paese della piccola media impresa, ok? Tante aziende sono medio-piccole. L'azienda medio-piccola fa fatica a fare innovazione perché non ha le risorse per farlo, o perlomeno ha delle risorse limitate. Mi viene da evidenziare alcuni punti. Allora, un punto ne abbiamo parlato in maniera esaustiva, è quello appunto della progettazione innovativa, chiamiamola così, o a pensiero laterale. Quindi non progetta un progettista, ma progetta qualcuno del problema secondo una linea totalmente trasversale. E questo valore molto importante, valore aggiunto molto importante. Qui per far sì che le aziende usino questo strumento bisogna fare comunicazione, far sapere che esiste questa cosa, comunicare i vari case history in modo che anche per imitazione provino a sfruttare questo metodo. Un altro aspetto interessante è quello della microproduzione. Molto spesso in azienda si fanno produzioni di massa di parti perché per fare un oggetto a stampaggio sotto un certo migliaia di pezzi non è conveniente economicamente per i costi, diciamo, di base che sono necessari. Invece il Fab Lab, la rete dei Fab Lab, può produrre delle microproduzioni, quindi basso numero di pezzi, ha un costo unitario superiore ma totale inferiore, senza avere poi a magazzino dei pezzi che so già che non verranno utilizzati. Per esempio, un'azienda che fa vending machine e quindi deve a un certo punto avere a magazzino i pulsanti di plastica da mettere nella pulsantiera, è costretta a farne magari 10.000 pezzi per riuscire a batterne i costi fissi, ma poi nell'arco dell'anno ne consuma 1.200 e gli altri pezzi li restano a magazzino puramente lì in attesa di essere consumati forse più avanti. Produrre i 200 pezzi che mi servono in questo momento e non di più, quindi non ho a magazzino pezzi materiali che non mi servono, che stanno lì a occupare risorse, che occupano spazio ma hanno occupato anche un costo per produrli, quindi liquidità dell'azienda, ma produco solo quello che effettivamente mi serve. Ed è un sistema molto più efficiente. Ecco, anche questa è una possibilità di utilizzo delle capacità del Fab Lab, perché in rete questa cosa è possibile. L'abbiamo dimostrato appunto, per esempio, col fenomeno delle valvole per i respiratori. Ne serviva tanti in poco tempo, ora che l'azienda si metteva a produrre la valvola ci voleva un mese e mezzo. E in un mese e mezzo avremmo pagato pesante conto in vite umane. Invece i Fab Lab sono intervenuti e hanno prodotto questo. Questo si può applicare però anche in un aspetto meno, diciamo, nobile, ma più utile alla piccola e media impresa, che appunto non può permettersi di fare grosse produzioni, ma ha bisogno di piccole aspetti. È un'azione, chiaramente bisogna
comunicare alle aziende questa possibilità, magari creare degli eventi dove si presenta questa possibilità, facendo appunto degli esempi pratici, presentando del prodotto realizzato. Un altro aspetto è quello dei test di usabilità. Quando un progettista progetta qualche cosa, tendenzialmente poi si chiede al modellista di realizzarne alcuni pezzi per fare dei test di uso. Con una tecnologia del Fab Lab si può permettere di fare più varianti del pezzo, in modo da verificare in contemporanea, in parallelo, quale variante è più adatta, con un costo molto più accessibile. Io credo che questi tre aspetti siano semplici da comunicare, più comprensibili e anche estremamente utili all'azienda, perché oggi essere smart significa essere reattivi rispetto al mercato. Il mercato si muove sempre più velocemente, quindi i miei tempi di reazione devono essere molto rapidi, non mi posso permettere di perdere tempo. Fab Lab mi permette di avere un time, diciamo, molto piccolo dall'idea alla tanto idea, nel senso che è un tanto to value, cioè vedere effettivamente di produrre qualcosa che posso misurare effettivamente quant'è il, diciamo, la sua usability, cioè il suo interesse, no? Il time to market, come diremmo. Esattamente. C'è una domanda, la dici tu, Gabri, che ci fa Cristina? Sì, esatto, è arrivata una domanda che sarebbe: come nasce in concreto un Fab Lab? Sono gruppi di liberi professionisti che mettono a disposizione le proprie competenze per consulenze condivise? Allora, non posso permettermi di parlare a nome di tutti i Fab Lab, chiaramente. Nel nostro caso è nato da una duplice idea: di mettere a disposizione delle persone. Allora, siamo tutti diversi, ma una cosa in comune: tutti più o meno modellisti. Okay? Quindi ci piace lavorare con le mani. E viviamo in una e lo spazio per le attività non essenziali è sempre più ragazzi che vivono vale 40 metri pari, dove veramente a me viene l'ansia entrare dentro. Figuriamoci il caso di un angolo dove poter costruire qualcosa. Allora ci piace vedere, diciamo, l'oratorio per lo sportivo, Sergio, dai, poi, detto proprio così. L'oratorio che era... Sì. Sì. Poi, chiaramente, dovendo mantenere questa cosa, non mi nascondo dietro il dito, tutto ciò che si fa ha un costo metterlo in piedi, allora da lì è nato come lo sostengo una serie di iniziative. Quindi ci piaceva l'idea della valorizzazione, perché manteneva la sostenibilità comunque in un ambito... non voglio definirlo nobile, ma no, sicuramente meno puntava meno a incentrato sull'idea, e quindi si è concretizzato in questo modo. Quindi sì, sono dei liberi professionisti, sicuramente con la passione del fare, mettendosi insieme riescono a costruire un'ipotesi molto più solida del singolo. È la classica situazione dove la somma delle parti è più dell'intero. E quindi alla fine poi normalmente ci si costituisce come un'associazione di promozione sociale. Quell'ambito economico fiscale sarà un commercialista a spiegare bene come funziona e quali sono gli aspetti, però diciamo la volontà che deve esserci dietro è quella del ci piace costruire cose, perché in prima persona bisogna mettersi lì e dire: ok, hai bisogno di spiegazioni? Vieni da me che ti spiego come fare. Non si può pensare: prendo un locale, ci ficco dentro delle macchine e mi metto alla biglietteria. No, non è quello. Prendo un locale, ci metto dentro delle macchine e comincio a costruire cose. La gente passa e dice: cos'è che stai facendo? Sto costruendo questa cosa. Oh, interessante. No, perché io invece volevo fare quest'altra cosa. Ah, ok, dai, mettiti qua e vediamo insieme. Quindi bisogna... l'attività è forte, nel senso che richiede
un grosso impegno, da anche grossi soddisfazioni. Ti chiedo una cosa, Sergio, visto che collegandoci a questo che è anche un po' il mondo del, diciamo, del di questi concetti di promozione culturale, quindi adesso mi è venuto proprio in mente Compiwooter o altre associazioni sul territorio che tendenzialmente però lavorano su una dimensione magari più invece più software che hardware, no? E anche le, diciamo, i format a livello di per esempio di competition, no? Quello che io ho visto in America e non ho ancora visto in Italia specialmente sono invece la competition oltre sul cioè tendenzialmente l'hackathon è sempre su un prodotto tendenzialmente software, quindi app o comunque. Perché non pensare proprio, o se esistono, chiedo a te, invece delle competition legate al mondo hardware? Cioè, proprio progettiamo quelle che sono... Io so che in America, per esempio, c'è Hardware Massive, che è stata una delle, diciamo, competition che riguarda quell'aspetto di ideazione, creazione, però puramente sull'hardware, perché secondo me, nel senso è realmente... Cioè, molto più facilmente, secondo me, valutabile da un mercato, ecco, perché ho comunque... qualcosa di tangibile che mi dà comunque degli aspetti anche proprio di misurazione, no? Chiedo a te se conosci questa cosa e eventualmente anche se può essere un qualcosa per il futuro. Allora, qua ci sta. Cosa è successo? Allora. Sì, vai. Ci siamo, mi vedete? Sì. C'è un aspetto molto interessante su questo discorso. Allora, io mia visione personale, quindi prendetele per i 2 centesimi che vale, però io vedo nascere tante attività che sono prevalentemente di sviluppo software, quindi appunto. Perché l'idea è che alla base c'è un investimento molto basso. Cosa devo fare? Mi devo comprare un computer e iniziare a programmare. Quindi non è così difficile. Questo però porta un appiattimento sulla offerta del mercato, perché se tutti si mettono a fare app si crea un verticale in quel settore e un appiattimento su. Le competenze sul materiale sono importanti e non si inventano, cioè l'artigiano che sa lavorare il legno ha una competenza che non mi posso inventare in 5 minuti. Quindi impoverire il mercato del è un errore, no? A livello di strategia nazionale, perché sto impoverendo un settore. Invece il passaggio di competenze è importantissimo perché mantiene la conoscenza acquisita nel tempo. Le macchine tolgono la fatica fisica, quindi rendono accessibile. Una volta un liutaio doveva piallare a mano un pezzo di legno fino a ottenere il giusto spessore. Oggi può affidare a una macchina a controllo numerico questa operazione faticosa, con la certezza di ottenere un risultato estremamente preciso. Questo toglie... No, semplicemente quanto fatica dalla produzione dell'oggetto, ma la competenza per come deve essere costruito resta comunque il valore alla base. Quindi trovo che il Fab Lab intervenga anche in questo senso, quindi mantenere vive delle competenze e rendere fattibile anche l'idea di una società innovativa che non sia relegata al solo sviluppo software, ma anche hardware, proprio perché ha la possibilità innanzitutto di trovare, non voglio dire dei consulenti, perché il consulente si presuppone una figura professionale che mette a disposizione le proprie competenze a fronte di un pagamento, ma trova invece un luogo di elaborazione dell'idea, per cui l'idea la devi portare tu, io non ti faccio, io ti do il mio supporto, come dire, imbalzo le tue idee, per cui ti do modo di elaborarle, di vederle attraverso gli occhi di qualcun altro, in modo che tu possa valutare il tuo processo e poi quell'oggetto poi può diventare un oggetto fisico che a quel punto puoi valutare se risponde all'idea da cui sei partito. Trovo che questo a livello di proprio società, nel senso proprio società umana, sia un valore assolutamente importante, proprio perché altrimenti andiamo verso una società puramente soft, dove l'idea resta nel mondo delle idee, ma qualcun altro la deve realizzare.
e invece poterla realizzare ti fa anche capire quanto è buona o quali difetti può avere. Io vedo tante persone vengono da noi dicendo oh, il prodotto che venderà tantissimo, e poi messi di fronte alla alla ghigliottina della quantificazione dell'idea, se l'idea si rivela invece fragile o non realizzabile. Però finché resta nel mondo delle idee, tutto è realizzabile. Facciamo bellissima idea, poi realizzano. Ci sono un po' di problemi. Questo il Fab Lab nel suo piccolo permette di farlo. Quindi io trovo che abbia un valore grandissimo proprio a livello di servizio verso la società, verso la società umana, non la società in senso di società per azioni, la società di tutti noi, insomma. Comunità. Sì, la comunità, esatto. Non... Fantastico, grazie Sergio. Siamo quasi in chiusura perché abbiamo appunto manteniamo l'ora. Tu sei ancora in auto, penso che ti abbiamo fatto compagnia, quindi questa trasferta lunghissima. Allora, se non ci sono altre domande, allora i tuoi contatti, Sergio, se vuoi darci tu un po' di riferimenti, come entrare in contatto con te, come fare queste cose insieme. Tu dicevi di quello che fai l'attività, sia come appunto come Fab Lab, ma anche tu come professionista. Quindi i tuoi contatti, i tuoi modi migliori per, diciamo, se hai delle idee o anche se di competenze, know-how che le persone vogliono chiederti, consultarti, come fare? Sì. Allora, diciamo, banalmente vi consiglio di visitare il nostro sito che è spaziogeco.it, geco scritto con la C, perché non so perché la gente tende a scriverlo con la K, non siamo... No, è Gabriele, perché Gabriele anche lui è un geco, però fa un'altra roba. È colpa di Gabriele e degli amici di Gabriele. Con la J. Vai con la J, scusami, poi ti dico con la K. Vi trovate tutti i nostri riferimenti e le nostre mail per contattarci. Noi siamo sempre... Non abbiamo mai mangiato nessuno e cacciato nessuno. Abbiamo sempre ascoltato tutti e dato il nostro contributo all'analisi di un'idea. Poi, se c'è una necessità e possiamo intervenire anche con le nostre competenze dirette, photo finish, si frizza così. Va bene, dai. Però, una chiacchierata non la prendiamo nessuno, siamo sempre... Non abbiamo mai nessuno, siamo sempre interessati a sentire nuove idee, perché arricchiscono anche noi. Gli esseri umani... Cioè, non mi ricordo in quale opera latina c'è un personaggio che a un certo punto dice: sono uomo e nulla di ciò che è umano è a me alieno. La nostra filosofia. Noi siamo interessati a sentirla, perché è sempre interessante, è un arricchimento di valutazione di quanto l'idea è effettivamente efficace. Perché ai nostri amici, parenti e conoscenti, mia mamma pensa che io sia un genio. No, io non sono un genio, lo so, ma mia mamma è mia mamma, per lei sono una figura mitologica quasi. Ecco, se invece parlo con un estraneo, l'estraneo è sicuramente molto più critico nei miei confronti, e quello mi fa crescere, perché farmi credere che sono un genio non è una buona filosofia. Invece dirmi dove sbaglio è sicuramente una possibilità per farmi crescere, per farmi migliorare. Preferisco una buona critica a un inutile complimento. Homo sum humani, nili amelianum puto. Sono esatto. Messo umano, vedi di ciò che umano ritengo estraneo a me, è di Publio Terenzio Afro. Grazie. Esatto, esatto. Non ricordavo la fonte, però... Perché di aver fatto il classico. Io sono un animale strano, ho fatto il classico, poi ho fatto ingegneria. Tanto per essere coerente, però mi sono rimaste queste cose che ogni tanto mi fanno pensare. Grazie mille Sergio, ti congediamo, grazie per la tua disponibilità e ti salutiamo.
quando sono domande, visto ciao. Che non ce ne sono. Grazie Sergio. Oh, grazie mille. Grazie mille. Fantastico, Gabri, è finita, nel senso che anche a questa stagione abbiamo detto siamo congedati. Vuoi tu fare saluti e io condivido intanto la presentazione sull'ultima cosa che vogliamo comunicare. Sì, esatto. Vabbè, innanzitutto mi unisco ancora ai ringraziamenti a Sergio, veramente interessante. Un mondo un po' sconosciuto, dovrebbe essere più conosciuto rispetto a quello che è. Ricordo a tutti i partecipanti presenti che comunque arriverà una mail a fine, concluso l'evento, con un link al questionario di valutazione post-evento. Ci teniamo che voi lo compiliate in modo tale da avere più feedback possibili e migliorare la qualità e l'organizzazione dell'evento. Se non l'avete ancora fatto, come sempre, iscrivetevi ai nostri social, canali social, Facebook, Instagram, nonché, come abbiamo visto precedentemente, sul nostro sito internet per essere aggiornati su tutti gli eventi. E salvo, come dicevamo prima, questo sarà l'ultimo evento online di questa stagione, auspicando la possibilità di ritornare offline. Esatto. Dal vivo, questo vi preannuncio già, che ne abbiamo parlato, non abbiamo ancora una data certa, però stiamo lavorando su quello che sarà poi un raccoglitore di quelli che sono stati gli eventi che abbiamo fatto col capitolo pavese. Raccoglieremo appunto gli speaker delle passate appunto Fireside Chat e li coinvolgeremo in quello che poi è questo progetto condiviso appunto con gli altri capitoli italiani, che è appunto il Pitch Battle. Stiamo appunto definendo quelli che sono gli ultimi dettagli per quanto riguarda ovviamente la struttura, poi operativamente ci sarà sempre molto altro da fare. Li pronunciamo già quindi di questa cosa, a partire dalle selezioni che saranno a livello locale, quindi su vari capitoli Startup Grind, Pavia sicuramente sarà a prima fila e altri capitoli in giro per l'Italia. Voi comunque preparatevi, appunto, che ci saranno appunto importanti premi e appunto la possibilità di competere anche su appunto insomma, ambiti di investitori o comunque di acceleratori di startup. Quindi questo è il primo, diciamo, è una competition, ovviamente si parla di pitch, quindi non ci sono niente di così appunto complesso. Facciamo appunto un lavoro di raccogliamo appunto idee e aiutiamo anche gli aspiranti startup anche a progettare quello che è un pitch convincente, quindi che poi sarà che li accompagnerà per quello che sarà poi appunto la presentazione e l'ideazione di questa idea di business. Ti ringrazio ancora, Gabriele, a tutto il pubblico di Startup Grind Pavia. Chiudiamo questa stagione e ci rivediamo per la prossima. Una buona serata a tutti. Buona serata.